Come ho detto poco fa durante diciamo, la, la seduta che abbiamo, che abbiamo fatto, non credo che ehm, tenere segrete o conservate nei cassetti le, le proprie cose belle sia utile. Eh, Condividerle con gli altri è un arricchimento eh, per noi e per loro, per noi perché possiamo donare, ma anche per cioè, procurare anche un po' di, di gioia, di serenità a qualcuno, quindi è un approfondimento anche dei rapporti, delle, delle relazioni. La poesia serve anche a questo: a dare immagini che fanno riflettere. E non è, eh, come dicevo all'inizio, qualcosa di astratto che ci allontana dall'impegno nel presente, ma è, eh, cioè nasce anche la poesia dalla, da questo, potremmo dire, per usare parole grandi, eh, di Agostino, di Ippona, in de ipsum redi, cioè ritorna in se stesso perché in interiore omine abitat veritas. Questa verità che si scopre eh, nella intimità della, della coscienza. Ed è, eh, come diceva Anna Maria, importante anche così renderla, condividerla questa capacità con gli altri, sia le emozioni, sia le, eh, anche le, i momenti di paura. Eh, io eh, in, un, in un componimento dico a volte... Mi, mi prende la paura che manchi il vino come alle nozze di Cana. No? E allora pensavo che la Madonna, non so se teologicamente è giusto, deve costringere suo figlio a fare il miracolo.